Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Siamo sul metodo Easy Slap, un ebook per bassisti per impostare la tecnica dello slap. Qui siamo già in una fase abbastanza avanzata, come hai sentito dalla preview. Siamo all'esercizio numero 37. Stavamo lavorando sui 4 sedicesimi in cui incastravamo le varie ghost note. In questo caso andiamo a suonarne solo due delle tre possibili, perché l'ultima nota la suoniamo strappata in pluck sull'ultimo sedicesimo dei nostri 4 di ogni pulsazione, in cui andiamo a strappare una nota acuta e la suoniamo reale. Quindi noi finora facevamo questo in pratica: 1 2 3 4. Vedi che il 4 è una ghost. In questo caso invece andiamo a prendere un mi che poi sarà un re e poi andrà anche a la. Quindi 1 2 3 4. Come vedi qua, forse adesso non lo vedevi benissimo perché avevo una schermata sbagliata. 1, 2, 3, 4. Qua, per poter suonare questa nota strappata, dobbiamo gestire bene le altre tre dita. Spesso a me non spiace fare una cosa del genere. Già preparare l'indice qua e tenerlo già lì. E far fare le ghost soltanto alle altre tre dita. È un po' più difficile, altrimenti lo fai così. Però poi a un certo punto lui deve staccarsi. Mentre magari quando lo faccio lento riesco bene a farlo, in velocità se lo preparo già prima è meglio. Invece di... Vedi che qua lo faccio, però è un pochettino più difficile. Allora andiamo a vedere nello specifico l'esercizio. Qui abbiamo quindi i 4 sedicesimi che finiscono sul mi acuto, quindi mi a vuoto, ghost note con la mano sinistra in hammer, ghost note con il thumb sulla corda di mi e il mi acuto strappato. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Queste le prime due pulsazioni. Poi spostiamo di un tono e andiamo a prendere il re acuto. Dopo, attenzione perché andiamo sul la. Il la ce l'abbiamo al tasto 7 della corda di re, però questa volta. Quindi qua la difficoltà è strappare con la mano destra non più la corda di sol, ma la corda di re. Noi arriviamo da qua. Ok, in velocità può essere abbastanza difficile. Quindi ricapitolando, mi, mi, re, la. Dopo, sulla seconda battuta, l'inizio è uguale, nel senso che le prime tre note, 1, 2, 3, ci fermiamo sul 3 praticamente, dove ho messo una ghost in ottavo, quindi vuol dire che lì, tarata, dobbiamo lasciare un tempo un po' più lungo rispetto ai sedicesimi di prima. Spostiamo la mano, ci mettiamo sul si acuto al tasto 4 della corda di sol e andiamo a strappare il si e il do diesis e anche il re con il mignolo. Se il tremolo non ti viene bene sul re, inizialmente fallo pure anche normale. Una cosa che io suono e interpreto sono questi due ottavi, non li suono, ma tendo sempre a staccarli un pochettino. Quindi se li senti un po' più staccati è un'interpretazione, perché sono scritti in ottavi. Come devi studiarli? In tutti e due i modi, e poi sceglierai tu quale dei due preferisci. Andiamo a provarlo con una batteria lenta insieme. 2, 3 e 4. Come al solito, cerca di portarlo su di velocità, non aver paura a partire lento e non aver paura a
cercare di prendere dei singoli punti, quindi prendi 4/16 sul mi ad esempio, lavora su quelli, quando ti viene bene allora poi lo sposti sul re, lo sposti sul la. Benissimo, io ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine, lascia un like e se ti è piaciuto il video condividi il mio lavoro, grazie.